way. Looking out for better lives, we go the way sway. Web TV, che parla di eccellenze italiane, oggi è a Padova, nell'atelier di Rosy Garbo, una stilista che da anni crea abiti per donne importanti, eccellenti, e ultimamente, ma anzi da anni, una vecchia conoscenza e una sua vecchia cliente, anche per la Presidente del Senato. Ci conosciamo con la Presidente e non Presidente da più o meno 30 anni, per cui insomma eravamo ragazze. E ora la vedo ogni sabato e a rientro dei suoi impegni di lavoro a Roma e passa a Padova, via Padovana, e noi ci vediamo. È un momento bello, simpatico e anche di relax per lei e poi di invenzione, perché c'è sempre da mettere giù qualcosa per la settimana successiva. Infatti si nota diciamo il look istituzionale ma molto elegante della Presidente del Senato, che si distingue rispetto ad altre donne politiche del momento. Che ne pensa? Lei le piace essere giovanili, colori magari tenui, abbastanza mettibili, niente di troppo impegnativo, magari per le occasioni ovviamente si esagera un pochino di più, però non è istituzionale, allora non è un abito di lavoro ma un abito da sera, da evento o cose diverse. Noi che parliamo di eccellenze italiane, attualmente la moda, dove si sta orientando? Ci sono ancora spazi per l'alta moda, per l'eccellenza, per il fatto a mano, per il fatto con gusto, con stile? E il fatto del lavoro fatto a mano ha tempi e valori diversi e materiale diverso. Ovviamente la grande industria vede di dover operare con cose più veloci e magari molto, molto simili, se vogliamo. Invece l'alta moda ha un gioco diverso, però sempre qualcuno deve pur usarla. Non c'è dubbio. Quali sono i colori di tendenza che Rosy Garbo ha utilizzato per gli abiti importanti che di solito fa per le sue clienti? Proprio questi giorni, voglio dire, questa sera ho appena dato e domani sera consegnerò per un viaggio in Iran, e colori molto vistosi, stoffe molto belle, abbinamenti dal pantalone, gilet, camicia e naturalmente la sciarpa abbinata, tutto abbinato. A me piace fare l'abito per il momento giusto, c'è anche quello importante. Certo. Ora devo fare per una ragazza australiana un vestito per esempio bellissimo, che è il suo 18° compleanno, è una modella, per cui è molto bello e così c'è chi desidera questo. Chi desidera sognare. Sì, sì. Per il prossimo autunno-inverno quali sono le tendenze, i colori? Io tenendo presente che faccio anche abbastanza sposa, per cui i colori della sposa si può variare un po', una leggera fantasia o così, anche quelle civili si sposano mai veramente proprio la sposa. Qualche anno fa si andava col cappottino, adesso c'è l'abito, veramente. L'abito è importante? Sempre, sempre importante. Comunque, per quello che riguarda il prete-porte, pensando al medio-alto, è un abbinamento, perché se non è abbinato qualsiasi capo importante non dà valore. Abbinamento tra accessori o abbinamento di gonna, di tailleur? Tutte e due. Non lo chiamerei più tailleur, io chiamerei sempre le giacche abbinate dal gonnellone, dal gonnellino, dal pantaloncino, dal copriabito e i colori. Ma c'è una tendenza un po' anche di rientro del viola, lilla, lilato, viola, così. Mi pare che il verde va sempre a animare un po' le nostre anime. È un verde speranza che il nostro paese, sì, appunto, spero, ne ha bisogno. Spero che sia così. E poi dei colori classici, che sono i soliti, insomma, che può variare dai perlati belli, dai castano, dai tutti questi colori caldi. Anche il giallo ocra è un altro colore di rientro, perché sta bene con il verde, sta bene con il viola.